onori al già presidente e capogruppo di Castellamonte, Ferdinando Carnerone. Alpini di Castellamonte ha commemorato il primo anniversario della scomparsa di Ferdinando Carnerone e Sergio Avignone. E abbiamo cercato di fare tutto il possibile, anche perché Carnerone era per noi un simbolo. Era tutto quello che avevamo bisogno, andavamo da lui, chiedevamo a lui, se c'era uno sbaglio era lui a correggerci. Purtroppo anche lui ha dovuto andare lassù nel paese del cantore, come si dice, diciamo noi alpini. Sono stati entrambi presidenti sezionali? Entrambi sì, presidente. Adesso non mi chieda le date perché non me le ricordo più sinceramente. So che sì, sia uno che la prima Carnerone e poi Avignone hanno fatto i presidenti della sezione di Ivrea. Questa mattina avete anche reso omaggio a un'altra tomba di Marcello Piccoli. Praticamente è il contitolare del nostro gruppo, che gli abbiamo intitolato il gruppo, è Marcello Piccoli, che è stato nominato, era sergente maggiore, è mancato, è morto in Russia, e adesso ultimamente, adesso non so bene quando è, l'hanno nominato maresciallo. Però per noi è sempre medaglia d'oro Marcello Piccoli, non guardiamo i gradi, per noi è sempre Marcello Piccoli. Un ricordo, un pensiero su Carnerone e su Avignone? Ma Carnerone è stato il massimo per noi, è quello che ha fatto praticamente il monumento a Santa Elisabetta, l'ha ideato lui, l'ha progettato lui, è una cosa veramente micidiale quello che è riuscito a fare in brevissimo tempo, è riuscito a costruirlo e a inaugurarlo. Poi anche qui nel paese di Castellamonte ci sono due o tre vie intitolate, uno a Marcello Piccoli, che è questa via che c'è qui davanti, è la via di Marcello Piccoli, mentre l'altra è quella di Raverdino, del tenente Raverdino, che è una medaglia d'argento, anche lui morto, però non in Russia, lui è morto, qui deve essere nei Balcani, è morto. E Carnerone ha fatto di tutto per poter, la medaglia d'oro, la via di Marcello Piccoli, è stata inaugurata negli anni, intitolata negli anni, al presidente del ministro Lagorio, che era allora il ministro della difesa qui, è venuto qui a Castellamonte a inaugurare la via Marcello Piccoli.